Cristiano Malgioglio. Chi sono i suoi figli segreti? Omara, William e Riccardo. Cristiano Malgioglio è un volto amatissimo ed al contempo molto conosciuto dal pubblico italiano. Spesso quest'ultimo si rende protagonista di siparietti ma anche di gossip importanti. Recentemente ha infatti parlato ai microfoni di Chi, della sua attuale relazione, con un nutrizionista di 38 anni che vive ad Istanbul. I due hanno una relazione a distanza ma sembrano essere particolarmente uniti. Malgioglio ha parlato con entusiasmo del modo in cui il suo fidanzato lo fa sentire e della felicità che c'è nella loro relazione. Cristiano ha anche parlato del suo orientamento sessuale, confermando di essere omosessuale, anche se in passato ha avuto anche delle brevi relazioni con le donne. Malgioglio attualmente fa parte della giuria di Amici, dopo le sue partecipazioni al Grande Fratello VIP, a Tale e Quale Show e a tante altre trasmissioni televisive. Durante un'intervista a Novella 2000, Cristiano Malgioglio ha anche fatto una rivelazione molto importante circa la sua vita. Infatti, per la prima volta il noto personaggio ha fatto sapere di avere tre figli a Cuba, che si chiamano Omara, William e Riccardo. I suoi tre figli vivono ancora lì e lui è particolarmente legato a tutti loro. Nel corso dell'intervista Mgigolio ha rivelato anche qualche dettaglio in più sull'argomento. A Novella 2000, Malgioglio ha rivelato qualcosa di più sul conto dei suoi tre figli. I tre non sono suoi figli biologici e non li ha nemmeno adottati ufficialmente. Però nel suo cuore è come se lo fossero, dal momento che Cristiano Malgioglio li ha mantenuti e si è recato spessissimo a fare visita ai tre. Malgioglio ha detto di amare tutti e tre, ma ha anche ammesso che Omara occupa un posto speciale nel suo cuore. Ovviamente ha sempre cercato di mantenere segreta la precisa identità dei suoi figli e infatti non si sa molto su di loro. Ciò che è certo è che hanno potuto studiare e crescere serenamente grazie al suo aiuto. A Novella 2000, Malgioglio ha raccontato che è felice di averli conosciuti e di averli accompagnati fino all'età adulta. Non ha voluto che la cosa diventasse pubblica e ad oggi continua ad andarli a trovare ogni volta che ha più tempo libero. Malgioglio ha sottolineato che i suoi figli sono tre persone meravigliose che ora stanno costruendo il proprio futuro a Cuba. E magari non si può escludere di vederli in Italia, almeno in visita, da Malgioglio. Voi che cosa ne pensate? Credevate che Cristiano Malgioglio avesse dei figli e sapevate questo retroscena sul suo conto? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.